Sconfitto. I giapponesi bombardano la flotta americana alla fonda nella baia di Pearl Harbor. Vendichiamo il 7 dicembre. L'America entra in guerra, approntando un programma di armamenti che prevede la costruzione immediata di 125.000 aerei, 75.000 carri armati, 35.000 cannoni, 8 milioni di tonnellate di naviglio. Causa la scarsezza di munizioni, i rugbisti della Marina americana compiono gli esercizi di tiro usando come proiettili i loro palloni da rugby. Da Churchill l'obiettivo della propaganda anti-alleata si sposta su Roosevelt. Gli attacchi scadono in motivazioni volgari. A simbolo della debolezza americana viene additata ai lettori dei giornalini la poliomielite da cui in giovane età il presidente è stato colpito. Rooseveltaccio trottapiano, presidente americano, obbedisce alla signora, la terribile Eleonora. Oggi devi far la guerra in aiuto all'Inghilterra. Trottapiano, il presidente, tenta a lungo, inutilmente, coi più vari imbonimenti, di ottenere gli arruolamenti, che la gente newyorkese lo spedisce a quel paese. Con la radio il risultato non è certo migliorato e perfin la libertà urla un tratto: via di qua, mai ridotto presidente lo zimbello della gente. Beh, la guerra non si fa? Certo cara, certo, ma la moglie, che ha compreso, gli ribatte in tono offeso: fila vecchio rimbambito a spazzare l'impiantito.